Pietro Fazzi torna all'attacco dell'amministrazione comunale sulla questione Lucca Comics. All'appello, posto qualche settimana fa, in cui si chiedeva al sindaco la conferma della regolare gestione della gara, sulla base di alcune anomalie che ne rispecchiavano al contrario la totale non trasparenza delle procedure, si aggiunge ora un altro quesito che riguarda un'iniziativa collaterale, per la quale, secondo Fazzi, si sarebbe fatto un uso inappropriato del marchio della manifestazione. Il problema avanzato si basa su alcune premesse. In primis, il fatto che la struttura Lucca Fiere e Congressi sia stata messa a disposizione di un operatore privato per organizzare la festa a pagamento del 3 novembre denominata Comics and Games Party, con quasi, come si noterà, sovrapposizione del nome scelto con quello della manifestazione ufficiale e con la sola sostituzione della congiunzione AND scritto in lettere. Particolare che secondo Fazzi non si può definire assolutamente marginale, né tantomeno casuale. Considerata la massima visibilità alla festa, ha aggiunto il consigliere, assicurata dallo stesso direttore genovese, sia sui canali che nel sito, e risultando inoltre che il privato organizzatore della festa, Centro Studi San Marco, abbia stretto accordi per 4 anni con Lucca Fiere e Congressi, lasciando intendere di voler ripetere l'esperienza del prossimo 3 novembre e di consolidarla in un avviamento commerciale, chiediamo al sindaco una delucidazione sugli atti di tutela, concretamente adottati per evitare un uso improprio del marchio, sulle condizioni pattuite con il privato Centro Studi San Marco.